Allora, il modello di Sarant Anderson. Il modello di Sarant Anderson è un modello che riguarda il tentativo da parte del governo di fissare il prezzo dell'oro. Ripeto, il modello di Sarant Anderson riguarda il tentativo da parte del governo di fissare il prezzo dell'oro. Perché studiamo questo modello? Perché poi è stato riutilizzato per spiegare il tentativo da parte del governo, di un governo, di fissare il tasso di cambio. Allora, in questo modello di Sarant Anderson esistono, l'economia è popolata da due tipi di agenti. Abbiamo gli estrattori speculatori, che vogliono speculare sul prezzo dell'oro, e poi altri soggetti che consumano l'oro, non nel senso che se lo mangiano, ma nel senso che lo utilizzano e ne traggono una certa utilità. Ora si assume anche che sia i consumatori sia gli estrattori siano tutti identici fra loro. Questo vuol dire, se sono tutti identici fra loro, che noi possiamo normalizzarne il numero a 1 e studiare il comportamento del cosiddetto consumatore o speculatore rappresentativo. Un'altra assunzione che facciamo è che questa sia un'economia cosiddetta di dotazione, ovvero un'economia in cui il reddito viene esogenamente fornito agli individui come se cadesse dal cielo. Pensate a la manna dal cielo, arriva il reddito e gli individui decidono che scelte fare con questo reddito. Ora, il reddito che noi indichiamo con YT, abbiamo detto è un reddito esogeno, viene espresso in un bene che viene denominato bene numerario e indichiamo questo bene con ZT. Il bene numerario è un bene che la cui utilità sta nel fatto che può essere utilizzato come mezzo di scambio rispetto a tutti gli altri beni presenti nell'economia. Quindi, ad esempio, la moneta è il classico esempio di bene numerario. E tutti i prezzi degli altri beni sono espressi in termini del bene numerario. Poi abbiamo un altro dato importante che è lo stock di oro disponibile al tempo zero, che chiamiamo K0. Lo stock di oro disponibile, essendo l'oro una risorsa naturale, si assume che sia disponibile in quantità limitata K0, non è infinito. Al posto dell'oro potremmo mettere il petrolio, sarebbe identico come modello, va bene? Però il modello di Sarant Anderson spiega proprio cosa succede se, dato uno stock finito di oro, il governo cerca di stabilizzarne il prezzo. Vedremo che questa politica non è sostenibile e a un certo punto interviene la speculazione che costringe il governo ad abbandonare la politica di fissazione del prezzo dell'oro. Poi vedrete, in maniera analoga, questo discorso verrà esteso al mercato dei cambi nel modello di Krugman-Flood-Gabber. Ok? A questo punto dobbiamo fare delle ulteriori assunzioni. In particolare dobbiamo vedere da che cosa dipende l'utilità dei consumatori in questa economia, perché dalla utilità poi si deriva la funzione di domanda di oro. Allora, l'utilità la scriviamo in questo modo. Utilità di XT ZT, dove ZT è la quantità di bene numerario a disposizione dell'individuo. Se pensate alla moneta, la quantità di moneta che ha a disposizione. Quale utilità dà all'individuo? L'utilità data dal fatto che questo bene può essere utilizzato come mezzo di transazione. Sapete, la moneta in sé per sé non ha alcuna utilità se non per il fatto che viene accettato da tutti come mezzo di transazione. Questa è la grande utilità della moneta, che è l'alternativa al baratto.
Ecco perché è utile avere un bene numerario da utilizzare per tutti gli scambi nell'economia. XT è la quantità di oro che può consumare l'individuo. Più ne consuma e più avrà utilità, come per tutti i beni. Lasciamo perdere poi che utilità traiamo dall'oro, però qualche forma di utilità se lo compriamo deve darcela. Può essere anche solo, no, la sensazione di appartenere a un certo status sociale, la butto lì, cioè qualsiasi utilità che possiamo derivare da avere l'oro. Questa funzione di utilità la scriviamo come una funzione additiva φ di xt più zt, cioè immaginiamo che possa essere spezzata in una parte di utilità che deriva dall'oro, che viene consumato, più un'altra parte di utilità che deriva da quel bene numerario che possiamo utilizzare per gli scambi. Ora, qual è l'obiettivo di un consumatore razionale? È quello di massimizzare la propria utilità, ma non solo l'utilità di oggi, l'utilità da oggi all'infinito, il valore presente dell'utilità che l'individuo potrà conseguire da questo istante fino alla fine dei tempi. Cioè, in particolare, il consumatore vorrà massimizzare una certa utilità U0 che è pari all'integrale tra 0 e più infinito della utilità in ogni periodo, che possiamo scrivere come φ di xt più zt. Però questa utilità in ogni periodo deve essere scontata a un certo tasso di interesse. Quindi per e elevato a meno rt in dt. Questo è il valore presente scontato di tutte le utilità che gli individui o i consumatori percepiranno o conseguiranno dall'istante 0 all'istante più infinito, cioè da adesso alla fine dei tempi. Questa utilità in ogni istante sarà data dall'utilità di consumo, data dal consumo dell'oro, più l'utilità dovuta invece al bene numerario. Però per sommare queste utilità bisogna tutte scontarle a un tasso di interesse R, che è il tasso di sconto intertemporale dei consumatori di oro. Ora, questa massimizzazione da parte dei consumatori di oro dovrà avere un qualche vincolo. E il vincolo è dato dal vincolo di bilancio intertemporale dei consumatori, che adesso andiamo a scrivere. Il vincolo di bilancio intertemporale viene scritto in questo modo: integrale tra 0 e più infinito di pt xt più zt per e elevato a meno rt uguale integrale tra 0 e infinito e più infinito di yt per e elevato a meno rt in dt. Allora, pt che cos'è? Pt è il prezzo dell'oro. In ogni periodo gli individui avranno, come dire, un esborso o dovranno spendere una somma pari a PTXT, dove PT è il prezzo dell'oro e XT è la quantità di oro che consumano, più la quantità di numerario che vogliono detenere. Questo è quanto devono avere, diciamo così, la spesa che in ogni periodo fanno gli individui. YT che cos'è? È il reddito che gli individui percepiscono in ogni periodo, e che è esogenamente determinato da qualcosa di astratto. Che cosa ci dice questo vincolo di bilancio intertemporale? Ci dice che tutto quello che viene, il valore scontato di tutto quello che viene consumato dagli individui deve essere uguale al valore scontato di tutti i redditi che percepiranno gli individui dall'istante 0 alla fine dei tempi, il che è ragionevole. Questo non vuol dire che gli individui in un periodo non possano consumare più del proprio reddito. Possono consumare più del proprio reddito indebitandosi,
ma prima o poi dovranno ripagare questo debito. E come lo ripagheranno? Con i redditi successivi. Facendo la somma di tutti i redditi e scontandolo oggi, questo deve essere esattamente uguale al consumo scontato oggi. Ok, adesso dal vincolo di bilancio intertemporale possiamo scriverlo in un'altra maniera. In particolare lo scriviamo come integrale tra 0 e più infinito di zt per e elevato a meno rt in dt uguale integrale tra 0 e infinito di yt meno pt xt per e elevato a meno rt in dt. Cioè abbiamo scritto il vincolo di bilancio intertemporale in un'altra forma, isolando l'integrale di zt. Questa formulazione del vincolo di bilancio intertemporale ci fa anche vedere che la parte di reddito che non viene spesa o consumata in oro diventa numerario. Lo vedete? Cioè, il reddito meno il consumo di oro per il prezzo è la moneta o numerario che deteniamo in ogni periodo. Vedete? Quello che ne resta. Ora, che cosa ci serve questa formulazione del vincolo di bilancio intertemporale? Riscriviamo di nuovo l'utilità che devono massimizzare i consumatori di oro. L'abbiamo scritta come integrale tra 0 e infinito di phi di xt, che è l'utilità che si deriva dal consumo di oro, più zt, che è la quantità di numerario che si detiene in ogni periodo e consente di fare gli scambi, scontato sempre al tasso di preferenza intertemporale. Ora va detta un'altra cosa. In realtà il tasso di interesse che è nel vincolo di bilancio intertemporale, quello è il tasso di interesse. Quello che invece è nella funzione di utilità intertemporale è il tasso di preferenza intertemporale. Noi li stiamo considerando uguali, altrimenti qui ci sarebbe un altro tasso, che è il tasso di interesse, e qui invece vi sarebbe solo il tasso di preferenza intertemporale. Noi utilizziamo lo stesso tasso. Altrimenti qui dovremmo metterci beta e qui dovremmo metterci R, ok? Quindi l'utilità presente, il valore presente dell'utilità la possiamo scrivere come integrale tra 0 e più infinito, quindi qui mettiamo più infinito, di phi di xt più zt, cioè più l'integrale di zt. Quindi lo possiamo scrivere sostanzialmente come più yt meno pt xt, sempre scontato allo stesso tasso di interesse R in dt. Cioè sostanzialmente abbiamo sostituito il vincolo di bilancio intertemporale, che vado di nuovo a indicare, nella funzione di utilità intertemporale. Quindi a questo punto, che cosa devono fare i consumatori? Devono massimizzare questa funzione di utilità dove abbiamo già incorporato il vincolo di bilancio intertemporale. Per massimizzarla, dobbiamo utilizzare quelle che si chiamano condizioni di Kuhn-Tucker. Kuhn-Tucker. In particolare, le scriviamo, è più facile di quello che sembra. Anzi, scrivo direttamente la condizione che poi serve per derivare la funzione di domanda. Dobbiamo derivare rispetto alla variabile xt, che è il consumo di oro, quello che è nell'integrale che stiamo massimizzando. Quindi, e porlo uguale a 0. Quindi otteniamo phi primo di xt meno pt uguale a 0. Cioè ho derivato quello che ho segnato qui rispetto a xt, cioè la variabile che indica il consumo di oro, e l'abbiamo posto uguale a 0. Quindi la condizione sotto cui i consumatori di oro massimizzano la propria utilità scontata è la seguente: è phi primo
di xt uguale a pt. Ma questa equazione non ci dice niente di nuovo, perché già in microeconomia il consumatore raggiunge il massimo della sua utilità quando il prezzo del bene è uguale all'utilità marginale del bene. La derivata prima della funzione utilità rappresenta l'utilità marginale. A questo punto diamo una funzione esplicita all'utilità rispetto al consumo di oro, cioè scriviamo phi di xt come una funzione del tipo k per il consumo di oro xt elevato a 1 meno 1 fratto alfa, fratto 1 meno 1 fratto alfa. Questa è una funzione isoelastica di utilità rispetto al consumo del bene xt, cioè al consumo di oro in questo caso. Funzione di utilità isoelastica vuol dire che l'elasticità di questa funzione, adesso che deriveremo la funzione di domanda, verrà costante. Okay? L'elasticità della domanda di oro rispetto al prezzo verrà costante. E adesso proviamo a derivarla. Come facciamo a derivare la domanda del consumo di oro? La domanda di oro. Dobbiamo utilizzare quella condizione di ottimo che abbiamo individuato prima, secondo cui la derivata prima rispetto a xt deve essere uguale al prezzo dell'oro pt. Ok. Quindi adesso facciamo questa derivata prima e la poniamo uguale al prezzo pt, stando attenti ovviamente ai calcoli. Allora, la derivata prima rispetto a xt è uguale a k fratto 1 meno 1 fratto alfa, che non dipende da xt e quindi lo possiamo raccogliere, per l'esponente che è 1 meno 1 fratto alfa, per xt elevato alla meno 1 fratto alfa, perché abbiamo sottratto 1 e quindi l'esponente è diventato meno 1 fratto alfa. A questo punto semplifichiamo, a questo deve essere uguale nella condizione di ottimo al prezzo dell'oro pt. Semplifichiamo e deriviamo la funzione di domanda dell'oro, che vuol dire la quantità di oro domandata rispetto al prezzo. E otteniamo, la possiamo scrivere in questa maniera, xt uguale a per pt alla meno alfa, dove a è definito come k elevato alla alfa. Questa funzione rappresenta la domanda di oro rispetto al prezzo dell'oro pt ed è una funzione ovviamente decrescente del prezzo. Più aumenta il prezzo dell'oro, minore sarà il consumo di oro, come per tutti i beni normali. In particolare, se la vogliamo rappresentare graficamente, questa funzione di domanda è una funzione iperbolica, un'iperbole. Al solito gli economisti mettono il prezzo sull'asse verticale e il consumo sull'asse orizzontale, la funzione è di questo tipo, è un'iperbole. Cioè questo vuol dire che se calcolate la derivata prima è negativa, se calcolate la derivata seconda è positiva. Ovviamente noi siamo interessati solo a valori di xt positivi, perché essendo un bene che noi decidiamo se consumare e in che quantità, sappiamo che xt è maggiore o uguale di 0. Tutto al più è uguale a 0 se non ne consumiamo affatto in quel periodo. Se calcolate i limiti, questa funzione è anche caratterizzata dal fatto che il limite per pt che tende a più infinito di xt è uguale a 0, come vedete qui, se il prezzo va a più infinito, la quantità domandata va a 0, ed anche il limite per pt che tende a 0 di xt è uguale a più infinito. Ok?
se il prezzo tende a zero, la quantità domandata tenderà all'infinito, tenderà a crescere sempre di più. E quindi abbiamo derivato per ora la funzione di domanda dei consumatori dell'oro rispetto al prezzo.